Radio Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. Sportivamente Irpini, Radio Flumeri, 101.2 MHz sul sito www.radioflumeri.it. Oggi marcia verso l'atletica leggera conoscendo un atleta italiano che sta facendo davvero molto molto bene e che arriva da uno splendido ottavo posto a Mursia che lo ha portato alla ribalta in tutta Italia. Conosciamo oggi l'atleta Teodorico Caporaso. Buonasera Teodorico. Buonasera a tutti. Teodorico, qui è Nicola Giacobbe che parla, insieme a me ci sono Lucio e Marco oltre ad Ettore. E Lucio, vogliamo parlare un po' di questo atleta, i suoi risultati? Sì, Teodorico Caporaso ha un curriculum già abbastanza ricco, quindi 50 km di marcia, World Champions 2013 42esimo, World Cup 2012 27esimo, 2014 anche 27esimo, Euro Cup 2011 11esimo e 2013 16esimo. Poi ricordiamo che una cosa molto importante, nei recenti campionati europei di Mursia si è classificato ottavo generale e con un tempo rilevante, molto rilevante, 3 ore 51 e 44, quindi con questo tempo ricordiamo ha infranto il record regionale e dato che è al di sotto delle 4 ore 3 minuti stacca il pass olimpico, quindi parteciperà a Rio de Janeiro probabilmente uno dei papabili potrebbe partecipare a Rio de Janeiro 2016. Quindi in relazione a ciò, Teodorico, a queste tue prestazioni veramente rilevanti, cosa ci puoi dire? Partendo sicuramente dall'ultima gara, sapevo di stare bene e confidavo di fare il mio risultato personale, che in precedenza era 3 ore 56 e 45 minuti, fatto nel 2013 nella Coppa Europa di Turin. Poi l'evoluzione della gara è stata anche più positiva di quello che speravo. Io speravo un tempo intorno alle 3 ore 53. Il finale è stato molto positivo, tra l'altro gli ultimi 10 km marciati anche un minuto più veloce del vincitore della gara e mi hanno permesso di addirittura scendere sotto le 3 ore 52 e arrivare a 3 ore 51 e 44, che rappresenta un tempo, come detto in precedenza, comunque che mi pone in luce diversa per quanto riguarda il panorama internazionale. Ciao Teodorico, sono Marco. Ho avuto modo di vedere su Facebook, sulla pagina dedicata a te, dedicata al fan club, che hai fatto una rimonta pazzesca. Ogni aggiornamento vedevo la tua posizione che scendeva e si avvicinava sempre di più tra i primi 10. Ti volevo fare i complimenti innanzitutto e raccontici un po' questa tua emozione durante questo recupero. Cosa pensavi e chi avevi puntato come avversario in particolar modo, come punto di riferimento? Allora, devo dirti, la gara, se la discussione nei primi 10 km, diciamo, l'ho fatta in maniera solitaria, quindi ero io a gestire il ritmo. La prima parte di gara è stata, tra virgolette, quella dove ho avuto maggior nervosismo, perché mi sentivo bene, però al tempo stesso c'era la paura di forzare troppo per poi avere problemi nella seconda parte di gara. Con me c'era anche il mio allenatore, che tra l'altro durante la gara abbiamo avuto un colloquio fitto proprio su questo. Lui mi diceva proviamoci. Io all'inizio ero un po' più restio. Poi superati ricordiamo Diego Perez, il tuo allenatore, giusto? Diego Perez, esatto. Superati 25 e in particolar modo ancora superati 35, poi mano a mano ho detto però proviamoci, vediamo quello, proviamo ad aumentare ulteriormente, perché la gara l'ho gestita in progressione, perché sono partito da 23,50 e sono andato mano a mano a 23,50, ricordiamo la proiezione sui 5.000, giusto? A 5.000, sì, come hai detto, ogni 5.000. Dopo metà gara giravo intorno ai 23,10, poi gli ultimi prendi dai 35 in poi che sono sceso tutto sotto i 23, ed è lì poi che ha preso corpo la rimonta, anche perché ho recuperato 5 posizioni negli ultimi 10 km e poi mi sono il punto di riferimento.
rendimento, diciamo che è quello che sto facendo. Sto facendo la mia gara, ovviamente c'era un pensiero anche alla, a un altro italiano che era Federico Donati, con il quale comunque ci giocavamo l'ultimo posto a disposizione per Mosca. Per i mondiali di Pechino, e al tempo stesso anche diciamo una posizione diciamo di rilievo comunque importante anche in ottica olimpiade. Quindi quello è stato, nel momento in cui mi sono reso conto che potevo avvicinarlo, diciamo anche quello ha favorito la un po' di adrenalina, un po' di... Vi siete detti qualcosa mentre vi sorpassavate? Soprattutto in virtù di questo secondo posto all'interno del team italiano che consentiva l'accesso ai prossimi mondiali di Pechino. Penso almeno uno sguardo incagnesco c'è stato, no? No, devo dirti in verità, io quando l'ho raggiunto, che sarà stato tipo il 43esimo chilometro, ho tirato dritto. Lui ha provato a reagire, si è attaccato, diciamo, forse una cinquantina di metri, però in quel momento lui comunque stava rallentando. Io il punto che stavo andando più forte perché giravo a 4,20 al chilometro, lui stava girando oltre i 5 al chilometro, quindi la rimonta è stata molto rapida perché nel giro di... Quindi non c'è stato proprio Ecco, sono ancora Lucio, Teodorico, per la cronaca, a Mursia, quindi De Luca è finito terzo, tu sei finito ottavo, Tonto Donati dodicesimo, poi Dessi diciassettesimo. In relazione al tuo ottavo posto assoluto, l'Italia è arrivata seconda, la Russia prima, l'Ucraina terza, quindi un risultato importantissimo, ma quali sono state le tue sensazioni proprio nel momento in cui credevi di potercela fare? Dicevo, ho detto, praticamente è stato in quel momento là è stata sempre forte esaltazione. Poi c'era la mia famiglia, c'erano alcuni amici, due ragazzi, in qualche modo due ragazzi marciatori, un ragazzo di Bologna, un ragazzo di Milano, che abbiamo condiviso assieme tante gare, tanti raduni e cose di questo tipo, che mi hanno incitato sul percorso perché volevano che io, rivendicandomi gli obiettivi, le cose. Quindi il presidente federale, il direttore tecnico della federazione che erano lì sul percorso e si esaltavano anche loro nella mia rimonta, e questa è stata una cosa che mi ha dato molta carica per... Abbiamo detto in precedenza che il tuo coach attuale è Diego Perez. In precedenza hai avuto coach Sancinario, giusto? Sì, perfetto. E cosa cambia tra i due e cosa ti sta insegnando in più magari Diego Perez, la sua esperienza? Io mi alleno con Roberto e ci sarebbe quando è iniziato fino all'inizio 2008. Quello che è cambiato in realtà è che, vabbè, diciamo che la scelta è stata dettata da questioni di tempo che Roberto quel periodo non aveva a disposizione per seguirmi in un momento della mia carriera dove dovevo fare una scelta, perché già avevo vinto fino all'anno da junior e avevo fatto una strada junior. Però se volevo puntare a fare la strada di carriera a livello anche nella categoria assoluta, bisognava provare a fare qualcosa in più. Quindi è stato anche un investimento fatto per la persona, me, perché è significato comunque anche combattersi dei viaggi, perché vivo di Torre del Greco, quindi io stavo facendo l'università a Benevento, che poi ho continuato la specialistica a Napoli. Comunque questo ha significato tanto impegno in più, imparare nuove cose, una nuova metodologia, per quanto sia Diego e Roberto si conoscevano e comunque c'era un'impronta di base di allenamento che era anche simile, però insomma ci dovevo fare un periodo di adattamento, poi mano a mano consolidare e apprendere determinate cose che poi nel tempo hanno portato una crescita continua. E l'avvicinamento da 50 km che è avvenuto nel 2009, io mi ci sono avvicinato con la prima gara che ho fatto 4 ore e 14, quindi insomma in questi anni è stato costruito mattone su mattone per arrivare a levare questi 23 minuti, ovviamente cambiano totalmente la prospettiva rispetto a quella che era qualche anno fa. Tu
Teodorico, prima hai fatto un accenno a dei parziali durante la 50 km. Sotto questo aspetto vorrei far capire la grandezza della tua prestazione. Volevo sottolineare agli ascoltatori che Teodorico ha marciato per 50 km alla media di circa 4 minuti e 30 al chilometro. Questo vuol dire che ha percorso 50 km a quasi 14 km orari di media. In poche parole, ogni 100 metri ha impiegato 27 secondi. E parliamoci chiaro, non correndo, marciando. Che è un gesto atletico incredibile, una velocità pazzesca. E molte persone, se non allenate, nemmeno 200 metri riescono a percorrere. Anzi, inviterei gli ascoltatori a fare una prova. Percorrere 100 metri in 27 secondi, camminando a passo svelto. Quindi non correndo, che sono due cose completamente diverse. Sì. Infatti, Teodorico, tu ci potrai spiegare quali sono le caratteristiche fondamentali della marcia. E soprattutto le penalità che si possono incorrere durante la gara, giusto? Esatto. La marcia in realtà può essere definita come la versione atletica del cammino. Nella prosecuzione ci sono due regole fondamentali che vanno tutte in considerazione, che sono dettate dalla regola 230 del competition rule della IAAF. La prima dice che l'atleta deve mantenere il ginocchio, la gamba distesa, quindi il ginocchio bloccato. Questo sbloccaggio in gara viene penalizzato, giusto? Esatto, sì. A questa regola corrisponde l'intrazione dello sbloccaggio, quindi la gamba deve restare distesa dal momento in cui la terra tocca il terreno fino al superamento della verticale. Mentre la seconda regola, alla quale corrisponde l'intrazione della sospensione, è che l'atleta deve mantenere un contatto con il terreno continuo visibile a occhio umano, ossia che deve essere la fase. La sospensione non è ammessa, quindi dei piedi, la fase aerea, diciamo. La fase aerea non è ammessa, o almeno non è ammessa la fase aerea non visibile a occhio umano, perché poi con mezzi diciamo tecnologici come fotocamera e altre lenti a disposizione è possibile individuare delle fasi di volo, però per le fasi di volo non significa che la marcia è scorretta, perché a occhio nudo non sono percepibili. Esatto, giusto. Poi in gara ci sono i giudici, sono 8 giudici che si trovano lungo il percorso. Noi il percorso praticamente è un circuito di 1 chilometro, tendenzialmente 500 metri avanti e indietro, appunto per tenervi sotto controllo. Esatto. E questo qui permette quindi il giudice può mostrare una paletta gialla con il simbolo dello sbloccaggio della sospensione nel momento in cui ritiene che l'atleta possa essere scorretto. Nel caso in cui è convinto che l'atleta sta commettendo una scorrettezza, propone una proposta di squalifica che viene affissa sul tabellone delle proposte di squalifica. Ci puoi ricordare quante proposte di squalifica possono essere prese prima di essere squalificato? Due, perché la terza proposta di squalifica viene estromessa dalla gara. E infatti sono clamorose alcune scene in cui atleti sono stati squalificati a pochissimi metri dal traguardo, già nella pista. E Olimpiadi è piena di queste scene. Tu, per esempio, nell'ultima manifestazione di Murcia, quante proposte hai ricevuto? Totalmente nessuna. Addirittura, guarda, allora questo dà un valore aggiunto alla tua prestazione, in quanto è stata tecnicamente perfetta, un risultato notevole senza penalità. Sì, no, questo sicuramente è un aspetto che mi dà fiducia, comunque mi fa piacere, perché sicuramente terminare senza proposte di squalifica dà anche una tranquillità in più nell'affrontare la gara, vuol dire che oltre che il lavoro di costruzione da un punto di vista organico, anche il lavoro tecnico è stato curato nel modo più corretto. Teodorico, immaginiamo la severità che ci vuole nel prepararsi per queste gare, quindi un allenamento abbastanza duro, quindi sicuramente i sacrifici sono alla base dei risultati che si ottengono, ma quali sono i tuoi prossimi obiettivi futuri? I prossimi obiettivi futuri da un punto di vista agonistico sono come un grosso obiettivo, dei campionati mondiali e 20 km questo a Pechino, per il quale diciamo abbiamo stata data una conferma ufficiosa. Probabilmente la settimana prossima dovrebbero essere ufficializzate le convocazioni a riguardo, però insomma già lo sguardo della preparazione è proiettata per
per un 10.000, per un giro tra magari 10 km di passaggio, ma sarà niente di più che un tempo di allenamento, perché poi la preparazione in questa seconda fase è finalizzata verso i mondiali, passando ovviamente per un periodo in altura nel mese di luglio, poi ci sarà un ambientamento in Cina, insomma ci sarà abbastanza in giro anche nel prossimo periodo. Nei giorni scorsi purtroppo è venuta a mancare una grandissima campionessa di marcia, ossia Narita Sidoti. Cosa ti ha lasciato questo atleta e cosa provi in questo momento? Saputo la notizia, ha provato un grande dispiacere. Sicuramente io non ho gareggiato direttamente con Narita Sidoti, perché diciamo che quando io mi sono avvicinato al mondo della marcia, lei proprio in quegli anni stava terminando la carriera. Però l'ho conosciuta per la prima volta nel 2012 ai campionati universitari a Messina, dove tra l'altro avevo fatto una foto assieme, che lei era venuta a vedere la gara di marcia che c'era stata quella mattina. Un esempio di tenacia, un esempio anche nella malattia, ma vuole, ha lottato fino all'ultimo, ha affrontato 5 operazioni, ha fatto di tutto per cercare di affrontarle sempre col sorriso e sempre a testa alta. Quindi io non posso ricordarla con piacere, e la notizia ovviamente è stato, anche se in parte era aspettata nel no, perché mi sapeva che purtroppo la malattia stava avanzando, e sarebbe stato comunque un grosso dispiacere per tutto il mondo della marcia. Comunque rimarrà il suo esempio e soprattutto le sue esultanze delle sue vittorie. A proposito di esultanza, non posso far a meno di portare attenzione una foto che personalmente ha colpito tantissimo. È quella, anzi, sono due le foto: quella del tuo arrivo agli europei in Murcia, e soprattutto quella in cui qualche metro dopo l'arrivo sei inginocchiato, faccia al terreno, in lacrime, si vede gioia, rabbia, un mix di varie emozioni. Mi ha impressionato ed è stata una sensazione che hai trasmesso in maniera molto forte anche a me. Che cosa ti ha portato a quel gesto, a mordere con rabbia l'asfalto che ti sta dando tante soddisfazioni e cui stai dedicando tanti sacrifici? Io ho visto gioia ma anche un po' di rabbia in quella espressione. Ma forse rabbia non tantissimo, sente gioia, emozione. In quel momento tu cerchi di realizzare quello che hai appena fatto, e tra la stanchezza che poi che viene sopraffatta da un fiume di emozioni e di gioia, nel quale perché sai quello che sei riuscito a realizzare, quello che potrebbe significare. Sì, è certo. Io credo che quella foto sia l'emblema dello sport pulito. Io ti conosco da anni, so i sacrifici che dedichi a questa disciplina, e sei la faccia pulita di questo sport. Anzi, sei la dimostrazione che chiunque, se ci crede con impegno, può raggiungere livelli internazionali. Per questo io ti ringrazio per l'esempio che stai dando a tutti quanti, e soprattutto ci sono esempi bellissimi come il tuo che si va a contrapporre a quello di un tuo collega tra virgolette, come può essere Schwartz. Beh, diciamo che il caso Schwartz è stato un caso particolare, nell'ultimo periodo è ritornato alla ribalta questa operazione, diciamo, che sta cercando di riabilitazione. Ovviamente a prescindere dalla mia situazione, in parte sono comunque chiamato in causa perché è un diretto collega per quanto riguarda la 50 km, la cosa che diciamo non è piaciuta tanto in questa situazione è stato più che altro si cerca di far passare un messaggio come un progetto etico, morale,
però dietro un qualcosa che a mio avviso ha solo, cioè, ha come obiettivo principale un obiettivo di marketing e commerciale. Io quando è uscita la notizia nel 2012 sono stato il primo a avere nel momento, pur dicendo che era sbagliato, però ho cercato di capire le problematiche e avevo anche creduto a una determinata versione e anche alla, diciamo, alla frustrazione alla quale che aveva avuto portare un gesto di quel tipo. Poi però nel tempo sono usciti fuori tanti fatti che mi hanno fatto ricredere, nel senso che non è stata una distrazione di momento, non è stata un po' ben studiato nel tempo, quindi fatto in maniera lucida, in maniera calcolata, e anche questo rientro, anche queste confessioni che sono arrivate dopo 3 anni sono confessioni fatte in maniera calcolata. E una situazione del genere, indipendentemente dal fatto che possa toccare il mio sogno olimpico, ma mettiamo da parte il Teodoro Caporaso, potrebbe interessare anche un altro ragazzo, a mio avviso non è giusto far passare questo messaggio di un messaggio positivo, quando di positivo vedo poco, perché vedo molto una situazione opportunistica, vedo molto un utilizzo della parola etica fatto in maniera distorta. Appunto, Teodorico, innanzitutto conosci Schwarzer di persona e poi ci puoi dire qualche altra cosa in più in relazione alla sua eventuale riammissione che potrebbe giocare un brutto scherzo a te e ad altri ragazzi? Beh, io l'ho conosciuto poco, perché ho condiviso con lui un paio di raduni tra una volta nel 2007, no, pochi giorni, quindi sicuramente non ho una grossa conoscenza da un punto di vista, poi noi siamo messi qualche gara, ma poco più, insomma, non ho una conoscenza diretta approfondita di parte. Per quanto riguarda le possibilità di rientro, lui ha una squalifica fino al 30 aprile 2016, che in attesa è stata richiesta uno sconto di pena al CONI, che ancora deve pronunciarsi a tal riguardo. In teoria, per quanto riguarda le conversazioni riguardo la marcia e la maratona, dovrebbero chiudersi entro il 30 ottobre, quindi non ci dovrebbero essere i termini per il rientro di parte, fermo restando che se al 30 ottobre i posti di marcia e maratona non sono pieni, questo magari in caso di sconto potrebbe avergli qualche porta per quanto riguarda le prossime olimpiadi. Una cosa che bisogna vedere, una scelta che non dipenderà solo dalla federazione, dipenderà anche dal CONI, quindi è una situazione ancora abbastanza in movimento, è difficile prevederne il futuro. Io, come ho fatto per questa gara e come farò in futuro, diciamo, per eliminare, io non penso a Marx come non ho pensato alla gara che potevo avere, il posto di gioco contro Donati, qui a Murcia. Io voglio pensare a me stesso, voglio essere concentrato sui miei obiettivi. Poi l'importante per me è essere soddisfatto con me stesso, sapere con me stesso di aver dato tutto nel pieno rispetto delle mie facoltà fisiche e morali, come il giuramento che ho fatto qualche anno fa sulla maglia azzurra. Poi quello che viene, l'importante è accettarlo con serenità e con gioia quando le cose vanno bene, come Teodorico, visto il prossimo appuntamento, i mondiali a Pechino, vorrei strapparti una promessa se per te è possibile. Visto che al ritorno nel 2013 sei venuto a Grotta Minarda alla mia stazione con Rico Leali ai piedi e ti ha portato bene, riusciamo a strapparti la promessa, se puoi, di rivenire quest'anno il 21 agosto? Il 21 agosto? Se non sei il raduno. Perché ti dico, non partirò più tardi del 17 agosto per la Cina e rientro il 1 settembre, perché la gara è il 29, il 30, sono le ultime gare, poi partiremo il 31 e quindi poi con rientro si farà praticamente il 1 settembre, rientro a casa. Quindi dal 2 settembre
città sulla costa cinese, dove c'è il raduno della nazionale, in circostanza di Pechino, a 4 giorni dalla gara. Non mi ricordo con anche di questo, però non la ricordo precisamente. E allora, mal che vada, almeno un saluto telefonico o... Saluto telefonico lo vedo più facile. Quindi dipenderà dall'orario. In cinese, sì. Sono 6 ore avanti rispetto a voi, quindi diciamo che sarebbe la mia mattina e il vostro pomeriggio. Quindi la gara, se ricordo bene, articolava nel pomeriggio, sì, sì. Quindi può essere fattibile, questo può essere fattibile. Teodorico, ci puoi descrivere brevemente la tua giornata tipo? Allora, in questo momento la mia giornata tipo, diciamo che è variabile in base agli impegni lavorativi, perché io sto lavorando all'università con un contratto di ricerca, quindi diciamo che nel momento in cui vado a Napoli, il laboratorio, tendenzialmente vado la mattina, magari se devo fare un allenamento breve lo faccio qui a Benevento, poi parto in tarda mattinata, arrivo lì verso le 11 in laboratorio, dove mi trattengo fino al tardo pomeriggio, diciamo a 5-6, e poi mi rialleno a Torre del Greco, in quel caso dal mio allenatore, e poi vado all'allenamento rientro a casa la sera, magari verso le 9:30-10 per cenare, si va a letto alle 11:30 e dal giorno dopo si riprende la giornata. Diciamo. Non voglio fare il lotito della situazione, però mi viene in mente lo slogan per Aspera d'Astra, proprio che ha contrassegnato la vita di Pietro Paolo Mennea. Diciamo che bisogna essere comunque sempre. Bisogna cercare sempre di stare dietro a tutte quante le cose e farle nella maniera migliore possibile, questo senza ombra di dubbio. Ma il passo più lungo della gamba. Questo è il caso di dirlo. Senti il peso della responsabilità comunque di essere un esempio per tanti giovani che si stanno avvicinando a questo sport, all'atletica, che purtroppo si sentono troppe notizie sconcertanti e tristi da ogni punto di vista, soprattutto del doping. Beh, diciamo che io proprio ieri a Torre del Greco con Diego abbiamo fatto una piccola chiacchierata, presentazione con i ragazzi più piccoli per parlare delle gare, diciamo di come costruire un risultato di questo tipo nel tempo. Quello che cerco di dire ai ragazzi è di fare, ai più piccoli soprattutto, che lo sport va fatto soprattutto per divertimento, perché lo sport è bello, quindi deve essere affrontato in maniera serena e come un gioco. Al tempo stesso, man mano che si avanti, bisogna essere sempre più professionali e concentrati sull'obiettivo, però col pensiero che bisogna puntare proprio ad avere la gioia e le soddisfazioni che arrivano dopo, sono cose che uno si porta dentro nel tempo, e a maggior ragione quando sono costruite in maniera sana. Sono delle cose che ti porterai dietro tutta una vita e non ti faranno pesare e pensare a tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare a quei risultati e a quei momenti di felicità. Teodorico, quindi abbiamo parlato di tutte queste splendide attività, ti va di salutare qualcuno, vuoi salutare qualche fan, non so, qualcuno che ti segue da casa? Ma sicuramente saluto e ringrazio la mia famiglia che è stata lì vicino a me, come dicevo prima, sul percorso gara, dal primo all'ultimo metro, con la mia ragazza Angela Palomba, e i miei amici Mario, Luca, Francesco Pellegrino e tutto il gruppo della palestra Agorà di Torre del Greco, a partire dal mio allenatore, il fisioterapista, che mi seguono giornalmente e mi permettono di allenarmi al meglio. Beh, siamo proprio in conclusione, Teodorico, veramente grazie e complimenti per i risultati ottenuti ancora, e in bocca al lupo per gli obiettivi futuri.
Grazie Teodorico. Ciao Teodorico e in bocca al lupo assolutamente. Un saluto. Grazie. Un saluto, ciao ciao.